un fantastico gruppo. Allora, come potete vedere, insomma, dal video, oggi voglio proporre una nuova ricetta con la crema pan di stelle. Allora, sono sincera, sono rimasta un po' delusa, me l'aspettavo leggermente migliore. Però, ovviamente, l'ho presa e avevo pensato di fare una ciambella, diciamo una via di mezzo con il ciambellone, ecco. Solamente questa volta però vorrei provare ad utilizzare praticamente la farina Manitoba, che non ho mai utilizzato nella mia vita. Allora, diciamo che questa ricettina proprio del ciambellone è una ricetta che la faceva la mia mamma, ecco. E ora vi do subito gli ingredienti, che sono 250 grammi di farina Manitoba. Ovviamente mamma mia usava la farina 00, però siccome, ecco, la volevo provare e era parecchio che l'avevo dentro, insomma, all'armadietto, ho detto perché no, proviamo. Io sono una persona che fa molti esperimenti, quindi insomma, voglio tentare, ecco. Poi 50 grammi di cacao amaro, 140 grammi di zucchero. E poi invece di aggiungere 100 ml di latte, io andrò a mettere 100 ml di olio di semi, 3 uova o in alternativa comunque potete sempre aggiungere anche un vasetto di yogurt magro, come preferite, insomma, ecco, io farò questa che faceva mamma, 3 uova e poi una bustina di lievito in polvere per i dolci. Allora, io andrò ovviamente ad utilizzare lo stampo, quello classico tondo con il buco in mezzo. Poi una volta cotto, allora, calcolate sempre più o meno 180 grammi, sì, scusate, 180 gradi e ovviamente per una mezz'ora abbondante. Ecco, poi tanto la prova a stecchino è la prova, insomma, migliore per vedere se il nostro ciambellone è cotto. E poi una volta che, insomma, è pronto, io lo voglio provare a tagliare a metà e, insomma, spalmarci dentro questa crema pan di stelle che, sono sincera, non sono stata molto soddisfatta. Sicuramente, ecco, è bellissimo il barattolo che lo utilizzerò per fare qualche cosa perché è veramente, veramente bello. Insomma, riprende proprio ovviamente i biscotti. Ecco, all'interno, ovviamente, si sente i pezzettini di biscotti, però secondo me non li ricordano assolutamente. Ecco. E niente, e non so se vi farò vedere i passaggi, ma comunque diciamo che è molto semplice anche questo perché dobbiamo solamente, insomma, ecco, le uova con lo zucchero, poi aggiungere dopo il cacao, la farina, insomma, le classiche cose. La cosa fondamentale è le uova con lo zucchero per, insomma, creare la nostra, diciamo, il nostro composto molto schiumoso, ecco. Però vediamo, può darsi che qualche sketch ve lo metto. E niente, allora ci vediamo sicuramente per, insomma, sicuro i vari passaggi e volevo dirvi che alla fine voglio ovviamente riprendere le stelle che sono qui sopra e quindi io le andrò a fare con la pasta di zucchero bianca, ovviamente con la mia formina stella e vediamo un po' quello che esce fuori, insomma. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, io adesso sto aspettando che il ciambellone, insomma, si finisca di cuocere e ovviamente non verrà altissimo, sarà comunque credo una via di mezzo. Adesso non sono sicura, devo essere sincera perché è parecchio tempo che non la faccio più e comunque c'è un profumo spettacolare dentro casa e ovviamente quando poi sarà pronto lo facciamo raffreddare, poi io lo taglierò a metà e ci spalmerò ovviamente la crema pan di stelle. Poi con la pasta di zucchero che ho qui accanto a me ho fatto, allora queste stelline piccole le sono andate a creare, anzi scusate, le ho create con gli stampini, però non so, mi si sono autodistrutti, mi sono persa la molla, quindi non so più come ricomporlo, vediamo se ne troverò un altro più o meno uguale. E niente, quindi ho creato, ecco qua, queste, oddio scusate che non vedo. Ah, ecco.
ho creato queste stelline piccoline e poi ovviamente adesso stavo facendo queste più grandi che andrò a mettere tutto intorno alla ciambella con un classico, ecco, una classica formina per i biscotti. E niente, allora ci vediamo dopo.